Buonasera a tutti, cominciamo, anche se siamo pochi intimi, ma va bene lo stesso. Diamo subito il benvenuto a Concita Sannino, inviata di Repubblica, giornalista che ha firmato un numero incredibile di inchieste, articoli che non stiamo ad elencare, altrimenti non finiamo più. Ne deve firmare un altro che leggerete domani, ma non ci vuole dire di cosa si tratta, quindi compreremo Repubblica per leggerlo. E le facciamo fare una brevissima presentazione del film che andremo a vedere, che è S17, Dio non manderà nessuno a salvarci, film centrato sulla figura di Emanuele Sibillo, che era il capo della paranza dei bambini, raccontato da Roberto Saviano, da cui viene l'idea primigenia, diciamo, dell'inchiesta, poi trasformato in un'inchiesta cartacea, una web serie su Repubblica e appunto il docufilm che andremo a vedere dopo. Ce lo presenta brevemente, poi ne parliamo alla fine del film. Grazie, intanto per me è un autentico piacere essere a Varese, è la mia prima volta a Varese, ma conoscevo di questo festival e anche dell'impegno, della curiosità e della passione che ci mettono tanti colleghi e che evidentemente è stata ben recepita, se va avanti, credo da 7 edizioni, no? Sì. Ecco. Io quindi sono contenta perché lo presento questo lavoro, che non è solo il mio lavoro, io lo firmo insieme a Diana Ligorio con tutto il nostro gruppo alle spalle, il gruppo GEDI e Repubblica, naturalmente il nuovo di Repubblica, lo presento appunto a un pubblico sicuramente eterogeneo, ma dove c'è una grande consuetudine e un gusto per il giornalismo e anche per il giornalismo d'inchiesta. Perché si chiama così intanto? S17, Dio non manderà nessuno a salvarci. S17 sono le iniziali e alla fine la sigla che si è dato questo ragazzo. Era uno dei tanti che si perdono, era anche un ragazzo talentuoso, brillante, che a un certo punto ha scelto la via criminale, era di una famiglia di, diciamo, sottoproletariato del centro storico di Napoli, il centro bellissimo dove magari qualcuno di voi o amici di qualcuno di voi sono andati a vedere le strade di Presepi a Napoli, un luogo carico di arte antica sulla quale si potrebbe così tanto lavorare, in parte si lavora con il turismo e la produzione artistica e culturale, ma appunto sapere che se si nasce in quel basso, cioè in quel sotterraneo, in quel terraneo, e si può avere una vita con un destino già segnato, anziché se si nascesse in un'altra casa, magari nella stessa strada o nello stesso condominio, ecco, esattamente questo è l'assunto che voi non vedrete nel film, ma che è quello che a me interessava, cioè la storia di Emanuele Sibillo è la storia di tanti ragazzi per i quali non riusciamo a fare nulla, e questo, attenzione, al netto delle loro gravi responsabilità, cioè delle responsabilità personali di chi sceglie, essendo intelligente, a maggior detrimento loro, di chi sceglie la via criminale e di coloro che dovevano formarlo ed evidentemente non hanno fatto e non avevano a loro volta alle spalle o uno Stato o una scuola o una struttura di società civile che non è riuscito a farlo. Emanuele quindi a 17 anni è già un boss della Camorra, dopo aver attraversato alcune comunità in cui è stato rieducato ed ha addirittura dato segno della sua intelligenza, addirittura per un momento ha cercato, ha provato, seppur giocando un po', a fare il giornalista, ma in realtà aveva molto appreso e si era impegnato perché era imposto in quel momento dall'autorità giudiziaria che lui studiasse, che lui si impegnasse. Quando questo è venuto meno ed è tornato alle sue radici ed evidentemente a una società in cui per appunto per la sua costituzione e la sua condizione non aveva altri appigli, è stato più semplice per lui scegliere di diventare il boss della paranza dei bambini. A 19 anni è stato ucciso perché lo ha cercato a tutti i costi, perché lui ha promosso una guerra contro alcuni rivali di Camorra che hanno risposto alle sue pallottole, è stato un continuo susseguirsi di aggressioni criminali, di rivendicazioni a colpi di pistola in pieno centro. La cosa a cui tengo moltissimo e che credo, da quello che ci hanno detto, dai nostri feedback, che passi di questa
di questa narrazione, di questo racconto che, attenzione, è assolutamente basato su atti documentali e per la prima volta addirittura su atti prodotti dallo stesso criminale, e ora vi spiegherò perché. La cosa a cui tengo, dicevo, è che non c'è alcun intento né celebrativo né vagamente, diciamo, giustificazionista. Noi siamo molto duri, siamo molto severi con lui, sebbene purtroppo ci abbia rimesso la vita, ma lo sapeva, con chi gli è stato vicino, con quelli che lo hanno ucciso. Nello stesso tempo noi pensiamo che interrogarsi su queste vite che si perdono sia dovere dello Stato, sia dovere di un paese civile e sia dovere di tutti noi che obiettivamente e fondatamente sappiamo di non incrociare mai quelle vie, di domandarci perché queste persone di generazione in generazione, questi spaccati sociali, siano pieni di lutti e di innocenti che si trasformano in criminali. Questo secondo me è il grande tema che è rimasto insoluto, è un tema che, attenzione, non riguarda solo la provincia napoletana, non riguarda solo il sud, riguarda periferie geografiche, culturali, che sono anche dentro grandi metropoli, che sono anche a un passo da noi, che sono fatte di ragazzi italiani e figli di italiano, tanto per entrare in una delle emergenze reali o presunte del paese, ma anche di ragazzi che sono nati in Italia, magari non sono a tutti gli effetti cittadini italiani, ma sono compagni di scuola dei nostri figli, che hanno vite disordinate sulle quali nessuno si china, intorno alle quali nessuno riesce a lavorare come si dovrebbe, anche perché nel paese che ha subito gravi tagli al welfare, gravi tagli alle politiche sociali, è diventato impossibile spesso occuparsi di questo spaccato se non a costo di enormi sacrifici personali, come molte delle persone che io conosco e che ho cercato di raccontare in questi decenni, e me perché ho cominciato, diciamo, nei primi anni 90 a Repubblica, come molte di queste persone che ho raccontato in questi anni, da maestre di strada agli operatori sociali, hanno fatto e fanno, perché esistono poi, e questo va detto, non è l'argomento del film, ma è la realtà, e mi fa piacere raccontare anche delle pagine positive. Alcuni di questi ragazzi si salvano a patto che ci sia, come dicevo, un enorme sacrificio da parte di chi ci crede, spesso non avendo riconoscimenti dallo Stato, e anche un'assoluta volontà da parte dei ragazzi che assumono la scelta di cambiare vita, che rivendicano una nuova speranza cancellando o cercando di allontanarsi da tutto quello che hanno fatto. Un'ultima parola, vi chiedo scusa se ho preso qualche minuto in più, ma volevo darvi un minimo di contesto, un'ultima parola sulla forma di questo film e su quello che significano i nuovi linguaggi e il giornalismo d'inchiesta o investigativo, perché Repubblica da sempre ha avuto la volontà, la curiosità, secondo me, di andare incontro ai nuovi linguaggi. Il Super 8, che è una formula di giornalismo d'inchiesta che noi abbiamo, diciamo, riproposto sul giornale in questi ultimi anni con ben 8 pagine, no? Di scrittura, che è una grande sfida al momento in cui siamo tutti abituati spesso ad andare mai oltre il post per capire di cosa stiamo parlando. 8 pagine sono una sfida, ma sono anche un'assunzione di responsabilità, perché si vuole sottolineare di come dire, prendersi tutto il tempo e prendersi la volontà di capire, per restituirla ai lettori, per restituirla a quell'opinione pubblica che poi dovrà essere informata per fare a sua volta le sue scelte. Il Super 8, insieme al film che vedrete stasera, erano i due elementi di però un complesso di offerte che tenevano anche la web serie. Come diceva Tommaso, l'inchiesta di 8 pagine, il film che vedrete e la webserie erano insieme 3 modi diversi, 3 linguaggi con 3 tempi diversi per raccontare con varie sfaccettature, dando diversi elementi di approfondimento, un tema che secondo me ci riguarda tutti. Guardiamolo.
Napoli è troppo bella. È come una mamma c'è forte e non lo fai. La sanità è a casa mia. Sono cresciuta qua, dentro una famiglia importante che si fa rispettare. I Savarese. Quando sono nata, mia mamma era un uomo da Maroni l'Arco. E per me, chi l'Arco, ha già sempre pensato che fosse chi l'era in freccia. Un'arma per una femmina, che da una guerriera. Mariarca. Io mi chiamo Mariarca e sono una compagna di Emanuele Sibilla. Che le capo è diventata essa 17. Oggi a Napoli ci stanno i guaglioni in mezzo alla via, a 15-16 anni, vanno con manna, vanno ricere, vanno fa. Pure Manuele voleva con manna, ma Manuele teneva una da capo, teneva la cervella. La prima volta che l'ho vista era fuori a Brasiliano, o bar in mezzo sanità. Era aprile 2013, si stava assettata a tavolino. E se mi guardai, io non guardavo perché ero proprio brutto. E se mi mandavano compagni, mi cercavo il numero. E io gli rispondevo, ma chi c'era la testa conferenza a chiesto? A parte non sapevo chi era, perché quando l'ho conosciuto era Emanuele, non era Emanuele Sibilla. Era un uaglione che faceva queste cose qua e che era uscito anche da poco dalla comunità. Manuel, domandami come stungo. Domanda a me. Non sono né felice e né infelice. Per questo non ce la faccio più. Si è andato benissimo. Chiudiamo.
po' di tempo sto provando a sconfiggere la criminalità organizzata non solo nelle aule di tribunale, ma anche andando nelle scuole. Perché credo sia arrivato il momento di andare a parlare con i ragazzi, di ascoltarli e di capire perché non vedono un'alternativa alla malavita. Io ho iniziato 10 anni fa. Prima mi scrivevo i discorsi, ora non mi preparo nemmeno più. Quando arrivo cerco di capire che hanno in testa. Ogni volta cerco di capire perché io sto là, che cosa posso veramente fare per loro. Per questo voglio entrare nelle loro teste. Condannare non basta, serve soprattutto capire. Mi chiamo Catello Maresca e sono un magistrato. Il nostro gruppo anticamorra ha arrestato i boss Iovine, Zagaria e oltre 5.000 mafiosi del clan dei Casalesi in 10 anni. In uno di questi incontri, alcuni anni fa, tra i ragazzi di una comunità c'era uno con i capelli scuri e con la riga in mezzo, che leggeva il mio libro sulla cattura di Michele Zagaria. Quanti ragazzi così, quanti ragazzi con i capelli scuri ho incontrato, con quanti ho parlato anche animatamente. Ma quel ragazzo lì, coi capelli scuri e la riga in mezzo, come tanti altri, eppure così diverso, non l'ho mai visto e non ci ho mai parlato. Tempo dopo, troppo, forse troppo tempo dopo, ho saputo che quel ragazzo aveva qualcosa per la testa. L'idea di creare una paranza per conquistare Napoli con la violenza. Quel ragazzo sarebbe diventato ES-17. Emanuele Sibillo scontava una pena in una comunità per minori. Non era un mostro. Mi raccontano di un ragazzo intelligente che sapeva scrivere, ragionare, parlare bene italiano. Tanto che nella comunità di recupero realizzava alcuni servizi in cui incontrava magistrati, faceva loro delle domande. Quando è uscito dalla comunità è diventato ES-17, il capo della paranza dei bambini. Ok, grazie. Baruch, ci puoi spiegare brevemente in cosa consiste il suo lavoro? Il mio lavoro consiste nel combattere i cattivi, giudicarli e farli condannare. Così lo spiego ai miei figli piccoli. Quali sono le opportunità per i giovani una volta usciti dall'area penale? Zero. No, sto scherzando, sto dicendo questo perché lo vedo così serio. Allora, devi sapere che proprio sopra Nisi, da un giorno, io mi trovavo e venne Giorgio Napolitano, all'epoca già potente presidente della Camera, e c'erano tante belle iniziative. Si alzò un ragazzo e disse: Presidente, a parte che qua vediamo il mare, ci stanno i laboratori, ci fanno lavorare, ci fanno prendere la terza media, ma perché tutte queste cose ce le date qui sopra Nisida in carcere e non ce le date a Secondigliano? Era di Secondigliano questo. Allora, credo che bisogna mettere in campo qualcosa che continui dopo. Un profilo professionale e il titolo di studio sono già due cose fondamentali, perché io credo che la malavita organizzata ha più paura delle penne, delle intelligenze che delle pistole. Questa è la mia teoria, la tua? Sei d'accordo? No. No, ha più paura delle pistole. Chi? La carta. Chi ha più paura delle pistole? La malavita, se uno ti spara, ti ammazza una volta, ma se uno scrive, se uno è intelligente, se uno c'è una fetta di giovani che non appartiene alla malavita organizzata e fa lo stesso reato. Sì, però noi dobbiamo renderci conto di una cosa: se una persona è preparata culturalmente, se una persona ha studiato, se una persona ha un titolo di studio, eleva la propria famiglia, eleva se stesso e cambia la società. A pistola, se una tenente a sac, rischia di passare un po' di tempo impaurito sul marciapiede, o va a Poggio Reale o va al cimitero. Come ti chiami? Un futuro di giornalista. Grazie.
Alla schiena che non gli ha lasciato scampo. Così Emanuele Sibillo, uno dei baby boss del centro storico di Napoli, 20 anni non ancora compiuti, è stato ucciso intorno alle 2 di notte. Qualcuno, forse, ha provato a soccorrere il ragazzo lasciandolo davanti all'ingresso dell'ospedale Loreto Mare, ma ormai non c'era nulla da fare. All'inizio che mi frequentavo con Manuel, lo zitto dopo mi ha chiamato. Dice, tu guarda chi ti stai pigliando. Sì, se perché 20-30 anni di carcere, tu li hai rispettati sempre, perché noi nella famiglia nostra così siamo abituati. Non ci facciamo parlare con quello. Che se è una mentalità mafiosa, eh? Isso, o va in galera, o muore. Tu ti senti? Io ricetto. Se ce l'ha fatta zia con te che ti hai fatto 30 anni di carcere, ce la posso fare pure. Mi dicevi sì bello come una rosa, ma rinda all'occhio mio c'è stata tanta oscurità, a così chiara fuori, a così morta rinda. Ci eravamo messi insieme. Avevamo giurato e la notte giravamo sul motorino a cantare. È giurato! Manuel, mi perdere il ricordo che mi è rimasto. Ti cerco e non ti trovo. Ti chiamo e non mi sento. Mi manca e non trovo pace. Spesso negli incontri con i ragazzi la parte più difficile è fargli cacciare fuori le cose vere, quello che realmente pensano. Ad esempio, mentre è in comunità, Emanuele Sibillo ha un progetto che è tutto nella sua testa e lui ha il tempo per pensare e per organizzarsi. Una volta fuori avrebbe creato un unico gruppo capace di riunire sotto il suo comando i clan di Forcella. Uscito dalla comunità, Emanuele comincia a tessere alleanze perché se vuole gestire il traffico di droga deve togliere di mezzo il clan dei Mazzarella, che lì sono egemoni. È solo un ragazzo, ma riesce a imporsi, crea relazioni con persone che considera i suoi fratelli, come i Giuliano, con i quali crea una vera e propria famiglia criminale, un clan. Dissociato delle cugine corse, perché era un problema mio, lui si dà vita, alla prima che esce lei, c'è un certo che sai, quindi è io, fuori chi sta in qui, qualsiasi Giuliano mi chiama non succede, alla prima perché, no! È la famiglia tua, però ce l'hai, fino a quando vado in galera, fino a quando mi faccio 10 anni, fino a quando è. È stato deciso di uccidere il marito. E basta. Sì, esatto, non è così. E basta, cioè. Sì, è capo, non l'ha fatto bene.
10 metri. Sa che mi stai armato. Oh, mica armato, fate spalle. Sono Natello che fanno i vesti, ci trovano, quello c'è con mani. Stamattina, con questa bella giornata, con questa bella mattinata, con questi canti, con queste poesie che sono speranza per noi, noi possiamo solo dire: siamo dietro di voi, il futuro siete voi, voi avanti e noi indietro. Grazie. Perché in questa regione la delinquenza diventa sempre più temibile da un punto di vista qualitativo? Ci riferiamo alla presenza sempre più incidente dell'associazione camorristica, della rapina aggravata, eccetera. Anche io mi domando cosa sta accadendo a Napoli, che sta succedendo. Dove vanno questi ragazzi che sparano per le strade? Cosa vogliono? Manuele è molto affettuoso con la sua famiglia. Chissà abitava a San Biagio, San Gaetano, quelle zone là. Non ci azzeccava niente, con Furcello. Io venne a Rio Sabri a dormire a Luis, però ha nascosto a mamma. Titti! Manuele era molto tenero, ha già detto la verità, mi faceva sentire sicuro ed era anche molto bambino, ci piaceva io qua. Riccardo, vedi, quando i ragazzi possono pure entrare. Da quali famiglie vengono questi ragazzi? Cosa guardano in TV? Che situazioni vivono nelle loro case? Spesso ci sono padri assenti o in galera e madri in difficoltà, ma finiscono per proteggere i loro figli cercando di evitare un arresto e illudendosi così di salvarli. Mangiati? No. Ah, che sta a posto? A me sta a posto. Ma comunque, cioè, ma noi capiamo, mamma, chi girano, capi? Dai, chi ne sono, si sono usati a ballare, capi? Non chi proprio girano. E capi? Sta d'accordo. Ciao. Mamma all'inizio non voleva che facesse l'amore con Manuele, perché diceva: con me, tu tieni l'esempio di padre da Nanzo, che fai, ti pigliare una che fai tarantelle? Ma io sono stata capato.
Ora i mesi sono separati dopo una vita di carcere. Mia mamma lavora dalla mattina alla sera e ci ha sempre mantenuto lei. Io tengo 50 anni, i figli mi sono cresciuti. Tu fai la tua vita, io la mia. Così l'ha lasciato. Io vado a trovare ogni tanto in carcere, perché alla fine è sempre mio padre. Manuel faceva i guai, però quando incontrava i guardie era sempre educato, salutava sempre. Buongiorno, buonasera. Sapeva che era lui ad aver fatto una scelta sbagliata. Non ci poteva fare un discorso con la vita sua e la vita che era scelta. Perché come si dice, se nasci sotto una stella non puoi morire sotto un'altra. Non potevo cagnare. E si diceva, fermo nella casa mia a fare un rau, non sta a mezzo ai guai. Non sapevo niente di fatto mio. Se sto parlando, tu ne hai. Tu devi fare solo la mamma e la moglie. Io non pensavo alle conseguenze. Mettevo tutto in conto. Pure con l'esperienza di mamma che ha sempre faticato. Perché poi qualcosa per mangiare lasciava sempre per me per creatura. Io non pensavo che muoreva, ti dico la verità. Ma pensavo che gli aveva cacciato e che pigliavano un bello 20 anni, questo sì. Ma che muoreva, no. Che se non mi aspettavo. Quando fai che la vita non può tornare a chiudere, è difficile. Quando poi vedi che guadagni i soldi, senza fare niente, ma chi va a fatica? Spesso avevi pensieri ed era assente. Una mattina lo trovai addormentato in processo e pensai, Maro, ma che vita è merda? Ma lui? Manuel, prima sto sbagliando qualcosa. I figli due stanno crescendo senza un padre. Li sto crescendo da sola. E tu non sai quanta forza ci sto mettendo ogni giorno. Emanuele forma una vera e propria paranza di ragazzini. Sceglie il nome ES-17, creando un immaginario, una sorta di stella a cui tutti possono far riferimento nella malavita locale. Così il suo gruppo comincia a crescere fino a dominare Forcella e altre zone di Napoli, gestendo tra il 2013 e il 2015 il traffico della droga e le estorsioni. Venivano i salumieri, frate, venivano i salumieri, i barristi. Ma quando è cacciata chi si cava, ma quando è cacciata chi... Cioè, non ce la facevano di più, frate. Andiamo lì, ma non ce la facevano di più. Ma lo vado sincero. Sai che l'hai fatto? Era una guerra a petto, sai perché? Perché non sa niente meno di dire che fa. Perché vi volevo pagare lo comagno tu, io frate. È bella e buona, vi lo comagno che ti mostrava che era frate a te, frate. Poi si è girato, frate. E ti diamo la rinfalata con te. E ti rimanevo fuori a porta, frate. Lo so, ma io che so saci, però dico...
Però dici, c'è, se potevi andare a così, frate. Ma quando mai? Fanno guardare, non si potevi andare, frate. Quando mai, frate? Allora c'è Fuccello, frate, una cara infamo. Ehi, andiamo a mai un bozzo con vivere a russare 10.000 infamo, frate, perché andiamo di frate, ma sai che succede? Che a te sto zuppa, se mi zuppa qua, cioè diventa pure infama, però. E sinceramente no. La vita tipica dei ragazzi della sua età, come andare a ballare, divertirsi, per Emanuele viene dopo la guerra al clan dei Mazzarella. È ossessionato dal clan rivale, sembra non pensare ad altro. Emanuele si sente come se vivesse in un mondo di infami, un mondo dove evidentemente lo Stato non esiste. La prima regola è non farsi ammazzare. Operatore 41. Salve, mi sa che hanno sparato qui giù. Dove, signora? A via Speranzella. Via Speranzella? Sì, 2 minuti fa dentro. Via Speranzella pure, segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Tanti sono stati, Tanti colpi d'arma, quanti, signora? Avevo un certo punto pensato che erano colpi d'artificio, perché erano tanti. Tanti colpi d'arma da fuoco. Decina. Se non via Speranzella, tanti colpi d'arma da fuoco.
Napoli è diventata sempre più indecifrabile, come se avesse una maschera e noi fossimo finiti in una sorta di carnevale dove tutti si trasformano nel loro contrario, i cattivi si travestono da buoni, i diavoli diventano santi. Maschere da tutte le parti, che a volte fanno anche paura perché non sai chi si nasconde dietro, come quando senti di queste paranze di bambini che sfilano per le strade, invadono i quartieri, sparano a caso, e ti chiedi chi sono veramente questi ragazzi, che maschere indossano. E allora penso ad Emanuele Sibillo, penso a Napoli, una città dove il bene e il male si confondono, dove Sibillo ora per molti ragazzi come lui è diventato un mito che continua a sopravvivere nel vuoto di riferimenti di questa generazione. Il venerdì sera e domenica scendevamo. Quando io mi abballai, io mi appuzzolo, in viaggia la maggior parte. Tra se mi rende di scorrere pure il quarto notte, tanto noi tenevamo privi. E se qualcuno lo occupava, e buttava fuori o mandavano via, perché era nostro. A discutere di è vero, ho iniziato a scendere ad andare a ballare, ma che ne sanno quando mi metto a letto la sera che cosa penso? Come mi posso rifare una vita senza te? Io caso un compagno di ES17. Ma che ne sanno quando ma partirò? Manuè, come la volessi sentire la voce tu? E dici che mi ami, Manuè, e dici? Dici che mi ami? E dici? E io, Manuè, dici? E non faccio caso a tuo figlio, ti dici, eh? Ti amo tanto, amante mia! Chi ama? E io, Manuè, però fanno mi trovo, e dico, mamma! Come, ma cuore che si muove!
quando Emanuele comincia a gestire i suoi traffici, i grandi boss, con i loro codici e le loro regole, sono tutti in prigione. C'è una specie di vuoto di potere che i giovanissimi cercano di occupare. Si apre così una stagione criminale in cui cambia il rapporto con i grandi e a comandare sono i ragazzi. A me Gigi Gerdo mi piace, è una bella persona, però io, cioè ce l'ho sempre precisato questa cosa. Caiz è un uomo di esperienza, sa, è una persona che ha vissuto la vita, cioè ci pure se lui ci può dare consigli, poi ci mettere sempre un coppa a buona spalla, non ci fa guai, sa. E allora, però io glielo sempre precisato, che più di un consiglio, io perché se voglio dare lui, più di un consiglio, lui a noi non ci deve dare, cioè più di un consiglio, non deve andare oltre, cioè non esiste che gli sta da pigliare una decisione. Cioè non so fa, questa è stupatezza. Nel 2014, dopo 8 mesi di fidanzamento, a Xinjiang, noi lo volevamo, avevamo provato. Io il testo non volevo accattare, avevo troppa vergogna. Era di lunedì e si doveva rendere grande fratello. Andò lui, fece il test ed era incinta. E mo che ci dice a mamma? Manuele si mise il testo in da sacca, tutto contento, disse che era diventato papà. E lo portò a vedere a padre e a fratello. Io invece a mamma ci ho detto troppo rese in mano. E si scoppiava a chiangere un lato e io dall'altro. Manuele, ma tu cosa vuoi? Una femmina o un maschio? E essa dice che io volessi una femmina. Loro in famiglia erano tutti maschi. Una sera quando ero incinta mi portava il giostro. Essa mi pareva una creatura. Sulle macchine da scontro, sui seggiolini, a sparare per regalarmi un peluche. Durante la gravidanza che lui incominciò a essere Emanuele Sibillo e esse 17. 17 perché la S di Sibillo è la 17esima lettera dell'alfabeto, ma anche la sfiga che brucia. Anche se poi non è andata così. I soldini. Che se io sono la consiglia è perché non la posso. E boh, Ma dove? La notte asceva che i compagni suoi, un giorno rumeva vicino a me, come avrei uomini e donne. Sai, sabato pomeriggio si faceva una zuppa di latte, ci piacevano le gocce, le pandistelle. Isso mi diceva, Maria, ma raccomando, non ti mangi le gocce di meglio. Li andavamo a comprare da Pakistan, che era sempre aperto. E mi ricordo che sabato faceva la sera di Gomorra, ci avremmo sempre, tutti e due rindoliette, ci piaceva assai. Forniva a mezzanotte, mi addormeva e lui usciva. Maria Alcatraz in due cessi, a forza. Da là, Maria, in due cessi.
No, ti faccio stare chiuso in ducesso con me te. Ma noi mi manca il piccicato nostro, quando ci vediamo in giro e pazziamo. Ma noi, ti ricordi quando ti hanno nascosto il gocciolo e tu mi chiudiste in tuo bagno? E come riceve? E dice, ma Emanuele ti amo, e dice, perdonami, non lo faccio più. E dice, Emanuele io ti amo. Emanuele io ti amo. Dice, perdonami, non lo faccio più. Perdonami, non lo faccio più. E Emanuele! E dice, scusa. Scusa. Vabbè. Domandello, bravo, sono le mani in faccia. Sì. Prima se l'era tolta la mano, prima si vedeva bene. Ah, ma si sta tirando un po', ma si è alzato dietro. La sera che mi dovevo ricoverare per il cesareo, io non lo trovavo Emanuele. E lui già stava in clinica da un'ora. Il nome Mattia lo scese Emanuele, perché era signorine. Quando siamo tornati a casa, mi fece trovare un striscione a San Gaetano. A Rosseo scritto benvenuto nel feste, Mattia, e mi spararono il botto. Poi il bambino ha sempre dormito con noi. Esso voleva sentire il calore figlio. Lui aveva grande capacità a scrivere e a parlare. Infatti mi diceva, mi raccomando con Mattia, gesticola, ci parlo io col bimbo. Proprio dopo che è nato Mattia, si fece il taglio con la crista. Come se è diventato padre, doveva essere pure capo. E poi si era fatto crescere la barba lunga, Maro, quando era brutta. Quando si brutta. Come i terroristi che si vedevano in TV. Manuele se la curava, se la pettinava e profumava e stava facendo pure stirare. Ma... Manuele, sto facendo un video, vero? Cioè, ho un video da vedere a te, andaccia a oh, è basta. Devo andare a fare un video. A fresci, è bella a catà. Cioè, se un bambino poco serio, non c'è. Secondo me si stressava molto, lo vedevo tanto preoccupato, specie nell'ultimo periodo, che era arrivato il boom. Emanuele aveva paura, ma non lo dimostrava. Dove stai? Manuè? Oh! Manuè? Oh! Oh! Dove stai? Non mi sa, sto proprio
Adriano, ma dove stai? Sta dicendo, Maria. Ah! Sta dicendo. Ma che fa via? Sta dicendo. Sta. Polizia per la 19. Ciao, buonasera, sono un inquilino di via Solitaria. Sì. Allora, senti, io ho i bambini piccoli, sono ieri sera spararono e anche questa sera stanno passando con dei motorini, non so come, comunque sento dei colpi di pistola in aria, ma io ho bambini, quando è che hanno fatto? Colpi di pistola? Sì, hanno sparato dei colpi, quelli là, la solita stessa. Io c'ho i bambini, quando è che mettete una ronda qui nella zona? Un attimo, fammi capire, quando è stato che hanno sparato? 2 minuti fa, 5 minuti fa. 2 minuti fa, che altezza? Questa è stata tua. Sì, via Solitaria, ho sentito solo le botte, ma tanto può essere più avanti, tanto essere più sicuro che, erano pistole? Erano un botte di pistola, sì, erano un botte di pistola. Già ieri si sentirono questi botti. La gente sta cagando sotto, a me non me ne fotto, io so che guardi, non so cosa c'è di mezzo a lì. Va bene, ora facciamo passare la macchina, va bene? Perché non è possibile. Di carità, tengo il creatore di... C'è una bambina di 12 anni che è uscita 2 minuti fa. Questa è l'ansia mia, a me casa uscirono tra di loro, a me non me ne porto proprio. Di carità, mi fanno pure un piacere. Va bene, ora veniamo a vedere. Ok, va bene, grazie. Spesso parlare di carcere e poca attenzione viene posta alla misura del collocamento in comunità. Quali sono i criteri valutativi con i quali avviene l'assegnazione alle diverse strutture carcerarie? Secondo te la misura che hai avuto è efficace o no? Perché secondo me a te non serve a niente, anzi, forse ti sta facendo proprio un effetto negativo. Spesso esci dal carcere minorile peggio di come sei entrato e quando entri sai già che non sconterai tutti gli anni perché non c'è certezza della pena. In molti casi poi i ragazzi che escono dal carcere trovano a casa la stessa situazione, la stessa famiglia che non li manda a scuola e gli stessi genitori inseguiti dalla giustizia. Ma in quel caso dov'è lo Stato? Dov'è la capacità di proporre un cambiamento? Ecco perché morta una paranza se ne fa un'altra, perché c'è un vuoto che questi ragazzi sanno occupare solo con la violenza, l'unica soluzione a portata di mano. Quanti sibillo sono nati nel frattempo? Conosciamo i loro nomi, le loro facce, le loro storie. Sacrifichiamo affetti, firmiamo arresti che non servono quasi a nulla, istruiamo processi che durano troppo. E i ragazzini che sognano di diventare camorristi non trovano argini. Tanto non mi fanno niente, lo sanno. Sanno che nessuno li può fermare sul serio. Si scrive S17, ma si legge Emanuele. Dietro a questi capi ci sono bambini che sono cresciuti insieme. Un tempo giocavano tra loro a pallone, ma oggi la malavita li ha separati in gruppi rivali, mettendoli in guerra uno contro l'altro. Mi ha fatto piacere, per esempio. Ma non dovevi che ciù? Ma io sai, non so che cosa l'ho fatto. Io compagni di spesa. Ma io faccio nella vita, a me mi ha dato di frate. Il mio sacco si usava, penso che usava, io ci sono da mamma, da frate, da papà di me. Ma allora, stamattina a me, come ho detto da mamma, a fare un papà di te, io sacco buono, perché mi ha detto quando vuole un papà di te, è tutto cosa. E secondo te? Io mi rimane là. Appunto, sacco, che ti sto capendo, però abbiamo di fare, ma no? Ma no, io ma ti sei scusato quando sei venuto un papà di tuo frate, dove che hai figurato? Ma io... Ma io... Ma io mica,
ma la prossima vita andiamo a io a scegliere solo roba perché andiamo di mamma si tu rimani per caso e prima che facciamo questi maschi c'è di cose frate noi erano fatti di manchi prima fatti fino a 3-4 mesi fa io mi dico una macchina che fate 5 mani con pallone quando fatti sbagliato una persona un frate e io purtroppo siamo tutta un'altra parte ma quello non mette in dubbio all'amicizia mia tua perché io sono cosa? A me non è mai piaciuto perdere. Quando da bambino scendevo a giocare a pallone, se almeno non pareggiavo, non salivo a casa. Oggi mi rendo conto che la partita che stiamo tutti giocando contro la criminalità organizzata non la puoi vincere se la combatti solo dal punto di vista giudiziario. Serve una strategia globale che coinvolga tutti i settori dello Stato e della società civile. Quando il problema arriva a noi magistrati, in molti casi è già troppo tardi per arginare il fenomeno e per raddrizzare alcuni destini personali. Allora si parla di emergenze, di piani, di politiche. Ma quanti anni sono passati? Quante vittime, quanti carnefici mentre aspettavamo tutti questo piano? Non ricordo chi l'ha detto, ma è una grande verità. La paura è individuale, il coraggio è collettivo. Ecco, questo coraggio bisogna farlo venire fuori, altrimenti resteremo schiavi delle nostre paure, della paura di dire che è arrivato il momento di essere estremamente rigorosi. Ci vogliono regole chiare, processi veloci e pene certe. La sera di giugno del 2015 Emanuele non venne a dormire a casa. Alle 6 del mattino mi vennero a bussare con un blitz. Disse non c'era ritirato, dissi. E da lì incominciò la sua latitanza. Intanto ieri incinta una ravota, mentre Emanuele io fuiendo. Il secondo bambino non l'abbiamo voluto, è capitato. Io volevo lui. Prima di andare in latitanza, Manuel mi ricette nudo lui, perché si va a carcerato quando faccio nato, fra 20 anni. E poi magari è femmina. Che lo mese che era latitante, gli ha disperato quando stavano, a me ne sapeva dove stavo. E proprio quando stavo in latitanza che lo spararono. Al funerale di Jenny Cesarano, un ragazzo ucciso da una pallottola vagante durante una stesa, padre Alex Zanotelli disse:
Dio non manderà nessuno a salvarci. Ora basta, adesso tocca a noi. Non è vero che non si può cambiare, che così deve andare e che non c'è via di uscita. Scappa, Emanuele, questo ti avrei detto se ti avessi incontrato. Scappa, scappa, Emanuele, e salvati. Salva te e la tua famiglia. La notte del 2 luglio del 2015, verso le 2:15, le nasave cospararono. Mi misi in un taxi in pigiama e dietro a Loreto Amaro, ospedale. Pensai l'avranno sparato in una coscia. Quando arrivai là, ci stavano mia cognata e le altre persone. Gli chiedevo Emanuele, Emanuele, e nessuno mi rispondeva. I tassi erano in una stanza. E vrei sotto a chi gli ferro, che facevano zumba. Ma esso era già morto. Persi i sensi, era incinta di 4 mesi io. L'hanno cremato una settimana prima che aveva a partorire. Mi metto d'accordo con la famiglia e chiamo il secondo figlio mio come padre, Emanuele Junior Sibillo, perché voleva continuare a pronunciare ogni giorno il suo nome. Emanuele, Emanuele, Emanuele. Emanuele, però è una cosa della già ricerca. Io e figli miei ci ha già raccontato come si è morto. Non posso dire che è stato un incidente, perché hanno sapere quello che l'aspetta, se fanno una vita come la tua. Io voglio che i soldi si faticano, ne voglio avere per cacciare il morto, perché queste storie non finiscono buone. Ma sono sempre. E saranno sempre i figli di Sibillo. E a Napoli è assai difficile una vita diversa. Allora è meglio che quando crescono se ne vanno a casa. Già, ma la fa bruttissima. Ma ci pensi che ci caia? Ma la fa fondere un piccolino. Eh? La fa fondere un piccolino. La gente non fa fare questo. Questo è Emanuele Sibillo, te ridete? Quando ci faccio la gente su una villa sul zitti, che la gente capa a Facebook. Non dice sti cose. Thank you.
Inutile fare i complimenti, giusto? Forte, vero? Per chi non l'aveva visto, è un documento veramente potente. Io avevo visto la webserie e su Repubblica, le 5 puntate che avete pubblicato, e ho chiesto subito a Marco di mettersi in contatto con Massimo Russo per portarlo a Glocker, perché pensavo fosse un documento importante. Le curiosità sono sicuramente tantissime. Raccontaci un po' come è nata l'idea e come ti sei trovata tu, che sei una giornalista d'inchiesta, a realizzare un prodotto nuovo, una giornalista d'inchiesta, diciamo, vecchio stile, a realizzare un Possiamo prodotto... Possiamo anche dire una vecchia giornalista d'inchiesta. No, quella l'hai detto tu. A realizzare un prodotto nuovo, con una nuova tipologia, una sì. nuova metodologia di lavoro. Sono provocatoria, Tommaso. Tutto nuovo, tranne l'antico mestiere di cercarsi le cose e parlare con le persone. Il primo ostacolo è stato, voi lo avete visto in questo film, ed è il bello del nuovo linguaggio, è che per ciascun linguaggio io sono partita e siamo partite con Diana, che è stata bravissima, Diana Ligorio, voglio ricordarlo, insieme ai nostri, vabbè, Mario Calabresi, Gianluca Di Feo e Massimo Russo ci sono stati vicini, ma con Diana e anche con Mauro Parissone noi abbiamo fatto questo, ciascuno ha trovato con l'altro la possibilità di integrare il suo punto di vista. Io però avevo il pallino in mano e avevo questa responsabilità, perché l'unica napoletana del gruppo, a parte l'idea di Roberto, che devo dire con grande, diciamo, signorilità, ha solo dato l'idea da lontano. Poi Roberto ha avuto il merito di non entrare mai in questa costruzione, anche perché sapeva ed erano questi i nostri reciproci impegni, e questo mi fa piacere di dirlo anche a suo merito, appunto, di fare qualcosa di completamente diverso, che non avesse alcuna intersezione con tutto il racconto di Gomorra. Questa era un'altra curiosità, il tuo rapporto con quel sì. mondo lì. Poi te lo dico, però sicuramente siamo partiti, e io sono partita per mio dovere di chiarezza con i miei lettori, perché faccio un mestiere diverso da quello di Roberto, anche se abbiamo avuto tantissimi punti d'incontro, e mi onoro della sua amicizia e lo considero naturalmente un grande collega e scrittore. Però io volevo che questo racconto fosse profondamente personale, ma insieme profondamente emblematico di una generazione e di un'Italia, non di un territorio, di un'Italia. Appunto, di quel pezzo d'Italia che non ha voce e che si perde. Tutte le volte a me mi colpisce il fatto che tra tanti sentimenti contrastanti, anche di rabbia e di indignazione per gli innocenti che sono rimasti sotto quelle pallottole, non abbiamo ricordato Lutricuso, dopo poco che il film è stato chiuso è stato condannato anche il killer minorenne di quella stessa Paranza che ha ucciso un altro innocente perché aveva osato non obbedire a un ordine di clan, era un meccanico, si chiamava Luigi Galletta. Io ho tutti i nomi e cognomi degli innocenti degli ultimi 30 anni di tutto il napoletano li ho impressi nella mente, perché quasi di tutti ho conosciuto un figlio, un fratello, un familiare, e quindi nei sentimenti contrastanti che vengono fuori la cosa che mi colpisce anche, e non posso nasconderlo e non so quanto arrivi agli altri, onestamente ciascuno di voi lo saprà, un sentimento anche di compassione verso le tante Mariarca e i tanti Emanuele che non sanno discernere, che non hanno la fortuna e non hanno la vita per poter capire cosa fare da grandi. E questa, appunto, difficoltà, per tornare al punto, la prima difficoltà è stata andare in casa, nel palazzo in cui Emanuele è cresciuto, e trovare quell'altare che avete visto a un certo punto, cioè un altare con un busto di cera, dove di fatto la sua famiglia, almeno la famiglia di origine di Emanuele, esercita un culto insieme a tanti altri ragazzi che sotterraneamente, vivendo di espedienti paracriminali o puramente criminali, lo considerano il loro culto. Io sono partita da lì, non da Emanuele, dal dopo Emanuele, e la difficoltà è stata avere in qualche modo la percezione di quanto questa sua storia fosse percepita non come un disvalore, non come qualcosa che andava, diciamo, rifiutato, conosciuto per essere rifiutato e superato, ma come un esempio da seguire. Un ragazzo coraggioso, un capoparanza criminale che ha fatto carriera. Questa cosa mi ha sconvolto. E sono certa che ancora vive,
Tanto è vero che il suo altare vive, un altare naturalmente abusivo. Ora non vorrei aprire il capitolo degli abusi, per amor della patria ce ne sono di più gravi e di più lievi, però quell'altare è emblematico di una cultura che si fa fatica a combattere e della difficoltà di conquistare queste anime, di conquistare queste vite, di conquistare questi bambini che diventano adulti precocemente, ma di fatto restano profondamente immaturi. Ecco, il linguaggio nuovo è stato la seconda sfida. La prima sfida, ecco perché io rivendico il giornalismo che non ha aggettivi, anche se come te, come tutti voi che avete la capacità e il merito di organizzare incontri come questi, è evidente che noi ci interroghiamo sui nuovi linguaggi. Però io penso che i contenuti e le sfide vengano in qualche modo come dire, decisi in un ambito che sta prima del nuovo linguaggio. E poi il nuovo linguaggio assume una sua maggiore efficacia e il film e la webserie riescono a dare il pugno che devono dare e a dare una scossa, perché hanno dentro dei contenuti nei quali noi ci riconosciamo e che ovviamente sopravanzano quella forma. La forma nuova a noi è servita e siamo convinti e contenti di averla cercata, perché penso che nessun altro sentimento poteva passare in maniera così importante se non attraverso gli stessi filmati che Emanuele e la fidanzata hanno registrato. Cioè io penso che la novità e la potenza della nuova formula che noi abbiamo cercato serva a portare in profondità e non in superficie quello spaccato, quelle vite. Attraverso il film tu entri per la prima volta, secondo me, questo lo posso dire avendo scritto e fatto e visto tante cose che parlano di loro, ma tu per la prima volta entri nella loro psicologia e capisci, e in questo modo combatti la mentalità criminale e la carriera di un ragazzo che man mano che proseguiva nella sua carriera e ascendeva questo percorso diventava più brutto, più pallido, più cupo, come avete visto, si trasformava in una maschera, si addormentava, scusate, sul water alle 3 di notte, era terrorizzato dal fatto che i nemici potessero uccidere lui o la sua fidanzata, e aveva come in fondo unico lusso quello di uscire a mezzanotte, andare in discoteca, ma poi alle 4 del pomeriggio si svegliava e si faceva come un qualunque bambino non cresciuto i biscotti e i frollini nel latte. Io penso che questa descrizione della sua vita fatta da loro stessi attraverso le tecnologie di cui noi ci siamo serviti siano importanti, perché senza didascalismi entrano e raccontano quanto sia sbagliata quella vita. Il tuo rapporto con Gomorra e con il mondo creato dalla serie, dal film, dal libro, soprattutto dalla serie, che è quella che sta creando più dibattito anche, se vogliamo. E la cosa divertente che ti devo svelare è che dal punto di vista cronologico sarebbe più giusto dire che rapporto ha Gomorra con me, nel senso che io quando avevo 21 anni e ho avuto la grandissima fortuna, a differenza di tanti che a quest'età oggi vogliono fare giornalisti, ho avuto la fortuna appunto di un giornale che apriva molte redazioni in altre città e dava fiducia ai giovani. Quindi a 21 anni ero una giovanissima giornalista di Repubblica che andava a raccontare i casalesi che nessuno raccontava. Un giorno, lavorando sui casalesi e lavorando sull'oscuro lavoro molto marginale di un magistrato giovane che adesso è il procuratore nazionale antimafia e a Roma dirige la direzione nazionale antimafia, che è Federico Cafiero De Rao, lavorando sulle carte di Federico, decido di andare a Casal di Principe perché avevo capito, ma non sapevo quanto bene avessi capito, che il capo dei casalesi e che viveva a Casal di Principe, in una di queste tradizionali case, ex case coloniche anche lì, devastate dagli abusi e quindi diventate poi mezze case di campagna, mezze bunker, in quella casa c'era il capoclan che si chiamava Francesco Schiavone, che era libero e che addirittura, siamo nei primi anni 90 quando c'era la crisi
proprio un passo prima di Tangentopoli e i primi scioglimenti per mafia, c'era stata questa riunione voluta e addirittura guidata dal capoclan, in quel momento libero, ripeto, per questo potei bussare alla sua porta, perché lui era un cittadino libero, che aveva spinto tutto il paese, o comunque quelli che nel paese contavano e potevano disporre di pacchetti di voti, a non votare più per la vecchia Democrazia Cristiana, che erano stati evidentemente i loro riferimenti da sempre, ma a votare per, guarda caso, un esponente del Partito Liberale che era il suo avvocato difensore, che gli aveva appena fatto conquistare, poi abbiamo visto anche con torbi di retroscena, la libertà. Io ho bussato a casa di Francesco Schiavone, gli ho fatto un'intervista, lui non si è sottratto, perché io gli ho detto: se lei non risponde su questo, visto che è un cittadino libero, io scriverò che questo risulta e lei non avrà diritto di replica, perché è quello, per inteso, che secondo me il giornalismo corretto deve fare con chiunque, se può. E Schiavone ha risposto in modo sibillino, ha risposto come risponde un boss, e ha detto che in quel momento tutta Casale, arrogandosi anche il diritto di parlare per tutta la comunità, non voleva più la Democrazia Cristiana, aveva scoperto l'ideologia liberale. Questo signore poi ora non c'è più, l'avvocato di Sandokan, perché Francesco Schiavone era detto Sandokan, è andato, diciamo, all'altro mondo, purtroppo non c'è più, però è stato eletto ed è diventato un riferimento nel Parlamento italiano. Dietro, vi dicevo, c'erano retroscena poi molto duri, molto insomma gravi, secondo i quali c'erano stati gli scambi di favore. Il punto è che in quell'intervista Sandokan non ha mai, diciamo, smentito di essere un riferimento per il territorio. Dopo poco è tornato a essere latitante. Alcuni anni dopo è stato finalmente arrestato ed è adesso condannato, credo che abbia collezionato circa 10-11 ergastoli. Perché ho dovuto farti questa premessa che può sembrare di Gomorra? Vanità? Perché quando Saviano ha raccontato Gomorra ha messo dentro tante delle cose che noi abbiamo vissuto e che noi abbiamo raccontato, avendo anche il privilegio, l'amarezza, la tristezza di averle viste, di aver visto ad esempio un prete come Don Peppino Diana ucciso nel giorno del suo onomastico di San Giuseppe nella sacrestia della sua parrocchia in Lina d'Aria, a qualche centinaio di metri dalla casa dove avevo intervistato Sandokan. Per la verità il clan di Sandokan non si è macchiato anche di quell'omicidio, quello non era roba sua. Però il mio rapporto con Gomorra è necessariamente originato dalla adesione totale alla necessità di raccontare questo marcio, di raccontare questo male. Trovo che l'intuizione di Roberto sia stata un'intuizione molto illuminata, perché lui ha mostrato come quello che noi stavamo facendo da anni, che stavamo raccontando da tempo, poteva essere l'emblema di una criminalità che il mondo non conosceva, ma che di fatto rappresentava un volto dell'Italia, un volto che l'Italia non voleva vedere. Non a caso i casalesi all'epoca facevano assai meno rumore della camorra e avevano assai meno, diciamo, narrazione della camorra. È stato dopo il libro di Gomorra e dopo quello che ha suscitato in tante coscienze, quindi Roberto ha un merito assoluto, che lo Stato, il governo ha deciso che quella cointeressenza, che quelle diciamo collusioni molto profonde e radicate nel territorio tra la mafia, quella criminale puramente detta, quella militare, e le mafie che erano ormai dentro gli uffici pubblici e dentro le pubbliche amministrazioni, ha deciso che quel connubio andasse stanato, andasse combattuto, e questo devo dire è successo, a conferma che quando vi è una volontà e un'alleanza tra istituzioni poi i risultati ci sono. Quindi il rapporto di Gomorra, il rapporto mio con Gomorra è profondamente di adesione, altro è quello che poi Gomorra è diventata e ha prodotto, e cioè una legittimissima, diciamo, produzione artistica che peraltro ha prodotto tantissimi emuli, ha prodotto tantissimo, come dire, anche indotto culturale. E qui non parliamo solo di prodotti commerciali, perché poi alla fine qualunque buon prodotto o cattivo prodotto si misura sul mercato, è evidente, però io qui parlo di una capacità di trasmettere una battaglia culturale. Io trovo che Gomorra abbia aperto una grande strada, poi quella storia si è, diciamo, divisa in tanti flussi,
e in tanti rivoli. Io sono ferma e originariamente legata al primo, a quello della denuncia e del giornalismo. Sono già le 6, quindi tra poco dobbiamo lasciare la sala al panel successivo. Se c'è qualcuno che ha curiosità, non sia timido e si faccia avanti, quindi senza nessun problema. E un'altra cosa che ti volevo chiedere è come siete entrati nella casa di Maria Arca, come l'avete convinta a parlare, a mostrarvi, ad aprirsi anche. Ci sono state anche moltissime resistenze, con me te lo potrebbe raccontare appunto Diana, che perché ci siamo divise le fasi, lei in una prima fase l'ha, come dire, assistita e ascoltata prima di registrare, io ci sono stata più tempo dopo, quando avevo bisogno di lasciarla più libera di esprimersi, sapendo che non c'erano più telecamere, che non c'era nulla da girare. E Maria Arca è, secondo me, in questo film la testimone che ci interroga, perché Maria Arca è figlia di una subcultura, è nello stesso tempo una ragazza intelligente e libera, e nel percorso di questo film, seppur così brevemente, seppur con stimoli e spinte che si sono protratte per pochi mesi, in realtà le fa un percorso la cui genuinità secondo me si può cogliere, perché lei comincia dicendo che alla fine non c'era per lei nessun dubbio, non c'era nessuna resistenza all'idea di coltivare questa storia, questa relazione come in Emanuele, perché sua madre era stata accanto per 30 anni a un uomo che tuttora è in galera, suo zio è stato un pluripregiudicato con reati importanti che gli sono stati addebitati, e quindi lei parte da quel mondo, lei vede quello. Non le sembra assurdo l'idea di fidanzarsi così giovane, da ragazzina, con un uomo che sta diventando il capo di un clan? Tuttavia, quando lei ripercorre la morte del suo uomo, che è padre di due bambini e ha la responsabilità di madre, lei dice quasi a se stessa più che a noi, perché non lo sta in maniera enfatica raccontando, lo sta dicendo a se stessa: io dovrò dire la verità ai miei figli, io dovrò raccontare loro che con questa vita non si va da nessuna parte, o si va in carcere o si va al cimitero. Io penso che lei ci interroghi, e questa sensazione, questa consapevolezza ha fatto sì che io mi accostassi a lei con un particolare rispetto, con un particolare ascolto, perché ogni volta che andavo da lei mi sono resa conto che lei era tra due mondi costantemente in bilico. Lei non aveva cittadinanza né nel suo mondo, dove, attenzione, è stata aspramente attaccata per essersi prestata a questa operazione di giornalismo. Lei è stata profondamente attaccata anche dalla mamma di Emanuele Sibillo, anche sui social, per come sanno essere violenti, devastanti e aggressivi social, che poi appartengono alla sua età, quindi è un mondo che preme su di lei evidentemente molto più di quanto non possano premere su di me quando mi insultano per un pezzo che non piace, ed è successo lungamente in questi giorni. Ma lei nello stesso tempo si è affacciata sul nostro mondo, che dovrebbe essere l'unico, dovrebbe essere quello in cui lei ha diritto di essere cittadina giovane e giovane madre, e invece non sa come crescere questi figli, è sostanzialmente sola con gli uomini della sua famiglia in galera o pregiudicati, l'uomo che è il padre morto al cimitero, a cui hanno innalzato una cappella votiva e un altare, e una suocera, una madre dell'uomo che non c'è più, che invece la considera una traditrice. Io penso che lei e i suoi figli siano il futuro su cui io come giornalista, ma soprattutto io come cittadina, mi dovevo interrogare. Le ultime due cose: Maria Arca dice anche che i suoi figli, se vorranno sopravvivere o cambiare, devono andare via da Napoli. È l'unica soluzione che c'è? Naturalmente io non credo che sia l'unica. Anche perché se noi diciamo che questa è l'unica soluzione, diciamo che la soluzione non c'è, perché questa non è una soluzione, no? Questa è una fuga. Per quanto questa fuga, se lei la facesse, comunque meriterebbe il mio rispetto. Comunque sarebbe un modo disperato di sottrarre i suoi bambini ad un destino così terribile, perché due bambini
che comunque stanno crescendo con quel cognome, con quella storia e con l'ombra di quella cappella e di quella statua di cera, sono comunque due bambini che innocenti, perché su questo siamo tutti d'accordo, quei due bambini sono innocenti, comunque già sono gravati, sono già segnati, ma soprattutto sono gravati, cioè loro non hanno 4 anni, 5 anni e 3 anni, loro ne hanno già 20, 18, 15, perché hanno su di loro il peso di queste vite bruciate e di uno Stato e di una società civile che li guarderà comunque con sospetto. Quindi io non so quale sia la soluzione e se lei riuscirà a stare a Napoli con questa fermezza però, o se invece sarà costretta a dar via per tener fede alla sua giusta intenzione di madre. Però penso che, e questo l'ho detto appunto anche alla presentazione ufficiale a Roma, dove purtroppo non sono venute le istituzioni, perché da questa narrazione fuggono le istituzioni. Non è venuta la giustizia minorile, fino a qualche anno fa, non ce lo dimentichiamo, il Tribunale per i minori stava per essere soppiantato, sparito. Poi sono state anche le nostre proteste, anche i nostri servizi, a dimostrare che forse stavano facendo una colossale sciocchezza. C'è bisogno di una giustizia minorile, non perché ci sia bisogno di quegli uffici, ma perché c'è bisogno di una sensibilità speciale per poter ancora coltivare il diritto di salvare queste vite prima che sia troppo tardi. Questo è il punto. E quindi se andrà via, ripeto, farà qualcosa che serve forse al futuro dei suoi figli, ma noi dovremmo cercare di fare vivere qui i due piccoli Sibillo, evitando che diventino Sibillo come gli altri. Che è un po' la strategia globale di cui parlava Catello Maresca. Esattamente. Tutte le istituzioni che dovrebbero mettersi insieme, sì, per tentare di risolvere, sì, la situazione. Catello ha detto una cosa molto giusta, lui tra l'altro appunto apparteneva al pool dei magistrati dei Casalesi che hanno fatto straordinari arresti, tra cui quello di Iovine e di Zagaria, che erano latitanti da 16 anni, 15 anni. E Catello dice: stiamo fallendo, perché è evidente che se all'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario a Napoli, stiamo parlando soltanto di gennaio scorso, se il presidente di corte d'appello e il presidente di tribunale hanno parlato con il procuratore generale che ha fatto la sua relazione, hanno parlato di un'egemonia culturale che è nelle mani di pochi criminali o paracriminali, ma c'è un'egemonia culturale che rischia di condizionare l'andamento di un territorio, e se hanno detto che ci sono in aumento reati di associazione mafiosa, non solo di furti, di scippi, di rapine, ma di associazione mafiosa contestati a minori, significa che abbiamo perso il controllo e che questi ragazzi stanno scivolando sempre più dentro le sirene della criminalità organizzata, dei grandi capi che sono sempre più sotterranei, che si sono trasformati sempre più in grandi manager, in riciclatori, mentre nell'età in cui questi ragazzi dovrebbero essere materia viva delle famiglie, delle scuole o degli operatori sociali, diventano materia da plasmare in mano ai criminali. Ci sono domande? Se no, siamo liberi. Grazie mille Concita. Grazie a voi. Buon lavoro e buon proseguimento. Complimenti a Varese, grazie. Grazie mille.